dove mi fermerò a far colazione, perché non ho ancora fatto quella lì, Bosa. Figaro. Spettacolo. Ok, lasciamo quel di Bosa, che è davvero una bella cittadina. Quindi ora vado un po' più spedito, perché sulla Ghiro Bosa continuavo a fermarmi a fare foto, la dronatina e tutto, quindi niente, si riparte, faccio un bel po' di strada adesso e ci vediamo dopo. Comunque vabbè, le strade ragazzi, qua in Sardegna, comunque anche l'entroterra ragazzi, molto molto bello, eh. Che strade. Ogni tanto ragazzi ci sono sti drittoni infiniti, cioè ogni tanto, ma questo qua è lungo, lungo, altro che autostrade, drittoni, finisce più. Oh, finalmente si riprende un po' di strade così belle, tortuoselle. Comunque ragazzi, dovrei riuscire a mettere qualcosa in descrizione con tutti gli itinerari. Ecco, porco giù dal camion, porco giù, appena passato un pullman adesso arriva il camion, porco è stato bello finché è durato. Passato anche il camion, via, finalmente passo Genna e Frongia, passo Genna e Frongia, abbiamo fatto un passo ragazzi, siamo a Arbus Silente, passo Genna e Frongia. Fine del divertimento. Questo era il passo Biderdi. Vediamoci se di qua. Biderdi. Biderdi. Figaro, spettacolo. Woohoo!
TV. Bello, bello. Spettacolo. Sto cercando qualcosa dove mangiare. Prossima indicazione per un agriturismo. Mi ci fermo, mi ci fiondo. Spettacolo. Beh, spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Che altro dire? Che bellino. In zona balneare. Siamo ritornati al mare. Bello, bello, bello. Ma qua ci sono parcheggi, piazzole. Io c'ho fame, ragazzi. Queste strade mi fanno passare la fame. Spettacolo, c'è spettacolo. Potrei continuare ore e ore a andare qua senza mangiare, eh? Così che bello. Però se c'è un ristorantino qua in zona è meglio, eh. Ragazzi, che strada! Wow! Mi sto divertendo come un matto! Ma qua dove vado? Boh, di qua. Che strade fantastiche! Incredibile! Cioè non ti lasciano tempo di respirare quasi. Che pam pam pam, curva contro curva. Sali, scendi, guarda qua. Pam pam, via. Wow. Sì. Mi fermo qua. Agriturismo. Vada via il chap. Agriturismo, vaffanculo, vaffanbrogio. Se il cancello è chiuso. Io non vedo altre strade. Vaffanbrogio, sta strada sterrata per niente. Che spettacolo! Wow! Allora, non c'è niente per mangiare qua, che c'ho fame, dai! L'unico agriturismo che c'era chiuso. Ok ragazzi, pausa pranzo fatta, ora riparto alla volta di Sant'Antioco, che è un'isola che si trova, diciamo, a sud-ovest della Sardegna, e che farò adesso
penso che mi fermerò due notti a Sant'Antioco. Adesso vedo un po' il campeggio, ho messo destinazione proprio al campeggio lì di Sant'Antioco e dovrebbe essere proprio un bel campeggio. Intanto guardate che strada, ragazzi, spettacolare, davvero davvero spettacolare. E dovrei arrivare verso le 3. Ho continuato a guardare che la strada qua sono davvero spettacolari, spettacolari. Oh, guardate qua scogli, e che scogliera fantastica, fantastica. Spettacolo, spettacolo. E lo aspetta. Cool. Che acqua. Tema. Mamma mia. Concentriamoci sulla strada, ragazzi. Non guardiamo l'acqua. Te, non ho mai visto un'acqua così azzurra, fischia. Non so se si vede bene da, ma è proprio, si vede il fondale da qua. Spettacolo. Abituati noi del nord, abituati alle spiagge liguri e dell'Adriatico, che fanno davvero pena. Te guarda qua, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Spettacolo. Wow. Ok, ragazzi, stiamo per arrivare, sto per arrivare a Sant'Antioco. C'è un vento assurdo perché ci troviamo sul mare, in teoria. Questa è una striscia di terra che entra e va verso l'isola di Sant'Antioco, perché è un'isola. Bestia, che folata! Che folata! Spettacolo! Tira vento, tira vento! Quella lì dovrebbe essere la città di Sant'Antioco, la paese, la cittadina. Da qua sembra un bel posto. Fra un po' dovrebbe esserci un ponte, un piccolo ponte. Bello. Una laguna di qua. Mare, laguna. Spettacolo. Adesso andiamo verso Lucampegge. C'è su un sacco di vento. Sono posti di mare, sia normale. Ponte romano. Qua c'è il ponte e siamo sull'isola. Madonna, da piani. Oh, sta giù. Siamo sull'isola, ragazzi. Ok. Quindi qua
andiamo a sinistra e andiamo a cercare là il campeggio. Eccoci ragazzi in campeggio, qua c'è la tenda. Spettacolo. Adesso andiamo a fare un giretto, vi faccio vedere dove cavolo sono andato a prendere il campeggio, Sant'Antioco, Sardegna. Spettacolare. Qua ragazzi siamo fuori dal mondo perché Wind e Iliad non prende, che cagnotto bello. Andate ragazzi, adesso vado a fare il giro in spiaggia. Un giretto in spiaggia e un bagnetto. Che spettacolo! Che spettacolo! Guardate che bello! Mare perfetto, pulitissimo. Wow! Wow! Ragazzi, oggi giornata di relax, sempre qua a Sant'Antioco, al campeggio e spiaggia, oggi relax. Perché mi serve una giornatina di relax. Anche perché ho un piccolo problema che spero che si risolva abbastanza presto, però in pratica ho male al sedere. Io purtroppo soffro un po' di questi problemi, anche comunque problemi che sono comuni tra noi motociclisti, però ragazzi, vabbè, quindi mi riposo oggi e spero che passi, però intanto gustatevi il mare qua. Che spettacolo! È più chiaro ancora rispetto a ieri. Spettacolare.